giorno e la storia. Oggi è il 12 novembre. ...1969, guerra del Vietnam, il mondo scopre il massacro di My Lai. 1989, il segretario PC Occhetto annuncia la svolta della Bolognina. 1929, nasce Grace Kelly. 'Il fatto del giorno' Alberto Faustini, direttore dell'Adige e Alto Adige. Oggi parlo di Guido Piovene, grande scrittore, grande giornalista, grande osservatore della società del cambiamento. ...12 novembre 1929, nasce Grace Kelly, attrice e principessa statunitense. È la protagonista di tre capolavori di Alfred Hitchcock: Delitto perfetto, La finestra sul cortile e Caccia al ladro. Sul set di quest'ultimo, girato a Monte Carlo, conosce Ranieri di Monaco. Per lui abbandona il cinema e diventa nell'immaginario di tutti la principessa Grace, eroina di una favola senza lieto fine. Muore in un incidente d'auto nel 1982. ...12 novembre 2003. Nasiriya, Iraq, ore 10:40. Un camion cisterna pieno di esplosivo, guidato da due kamikaze, scoppia davanti alla base militare Maestrale. L'attentato provoca 28 morti, di questi 19 sono italiani. Il contingente italiano della missione Antica Babilonia è impegnato in operazioni di peacekeeping, ovvero ricostruzione, mantenimento dell'ordine pubblico, addestramento della nuova polizia irachena. I funerali di Stato a Roma il 18 novembre sono partecipati da una folla enorme, commossa. In studio il generale Natalino Madeddu, buonasera, oggi comandante della Brigata Sassari, all'epoca vicecomandante del contingente a Nasiriya. Buonasera al colonnello dei Carabinieri Gino Micale, il capo ufficio logistico del comando generale che il 12 novembre del 2003 era a Nasiriya, comandante del battaglione MSU. Voi che eravate lì, come l'avete vissuta? Dunque, io quella mattina ero fuori per una ricognizione. Ero uscito abbastanza presto, e niente, arrivò una comunicazione via radio che c'era stato un attacco alla nostra base dove era situata l'unità di manovra del reggimento MSU. E niente, siamo corsi in macchina verso appunto il luogo dell'attentato e da lontano si vedeva questa colonna di fumo che ovviamente non lasciava presagire niente di buono, insomma. Ricordo quei momenti del viaggio dalla località dove ci trovavamo fino al posto dell'attentato, momenti vissuti, sembrava non passassero mai, vissuti nella speranza che non fosse accaduto niente di grave, come invece, invece non fu così. Generale, sì. Anche lei era lì. Sì, io ero lì e mi trovavo a una decina di chilometri dal luogo dell'attentato e appena ho avuto notizia dell'attentato mi sono recato all'ospedale da campo dove ho visto arrivare i primi feriti e ahimè alle 12:25 io stesso ho dichiarato il primo nostro soldato morto e poi quelli a seguire. Dopodiché mi sono recato sul luogo dell'attentato ed è stata una situazione drammatica che ricorderò sicuramente per tutta la vita, soprattutto per certamente il grande dolore, ma anche la grande risposta che è stata data da tutti i militari italiani sul posto per onorare quei caduti. ...12 novembre 1969. Il giornalista indipendente Seymour Hersh
pubblica un'inchiesta sul massacro di 347 civili avvenuto in un villaggio del nord del Vietnam. Il mondo scopre My Lai e l'orrore di una strage taciuta per un anno dai vertici militari americani. È il 16 marzo del 1968. Dopo uno scontro a fuoco con i Viet Cong, il tenente William Cully ordina la rappresaglia. I soldati americani massacrano un intero villaggio, in gran parte donne, vecchi, bambini. 12 novembre 1989. Il segretario del Partito Comunista Italiano, Achille Occhetto, lancia un appello ai progressisti per creare un nuovo partito di sinistra allargato a energie cattoliche, ecologiste e radicali. Occhetto parla a Bologna, al 45esimo anniversario della battaglia della Bolognina, annunciando per il PC l'avvio di una fase costituente, nel corso della quale esso cambierà nome, simbolo e forma. 12 novembre 1974. Muore a Londra Guido Piovene, scrittore e giornalista. Nato nel 1907, lavora come inviato dalla Germania, da Londra e da Parigi, prima per l'Ambrosiano e poi per il Corriere della Sera. Passa poi alla Stampa, con cui collabora fino al 1974, quando accetta di collaborare alle pagine culturali de Il Giornale Nuovo, diretto da Montanelli. La narrativa di Piovene, a partire dai racconti della vedova Allegra, conserva in tutte le sue opere un moralismo acuto e amaro, sullo sfondo di una provincia veneta descritta nei suoi costumi, dominati da una rigida tradizione cattolica estremamente repressiva. Lettere di una novizia, del 1941, è considerato il suo capolavoro. 'Guido Piovene si laurea in filosofia, ma è giornalista e scrittore, e forse non c'è un confine fra le due professioni, mentre spesso ci sono i grandi scrittori che non hanno lasciato una grande traccia nei giornali o viceversa. Ecco, lui è molto simile a due personaggi che ha conosciuto benissimo in quegli anni, che si chiamano Dino Buzzati e Indro Montanelli, perché riesce a scrivere sui giornali e riesce poi a trasportare quel tipo di scrittura anche nei libri. In particolare i suoi viaggi in Italia, che ricordano un po' quelli di Goethe, che diventano qualcosa fra la guida turistica e la guida romantica del nostro paese, descrivono perfettamente l'Italia del cambiamento, l'Italia che esce dagli anni difficili della guerra, l'Italia che inizia a ricostruirsi, l'Italia dei primi boom, dico i primi perché ci sono gli anni 60, ma poi anche gli anni successivi. Ecco, Guido Piovene ha questa grande capacità che poi porta per il mondo, perché sia quando lavora al Corriere della Sera, sia quando lavora alla Stampa, fa il corrispondente da Londra, fa il corrispondente da Mosca, fa il corrispondente dall'America, per cui ha uno sguardo lontano insieme disincantato sull'Italia, ma riesce anche a raccontare agli italiani il mondo che cambia, visto proprio con gli occhi di chi sta in anni molto complicati e difficili a Londra, in America e in Unione Sovietica. Guido Piovene è nato a Vicenza nel 1907. Ha studiato a Milano, dove si è laureato in filosofia. Ha esercitato ed esercita tuttora attivamente la professione di giornalista, soprattutto con corrispondenze dall'estero. Ha collaborato infatti all'Ambrosiano dalla Germania, al Corriere della Sera da Londra, da Parigi e dall'America. Attualmente invia le sue corrispondenze alla Stampa di Torino da molti paesi d'Europa. Piovene è un narratore e un saggista entrato nel mondo delle lettere con i racconti La vedova Allegra, pubblicati nel 1931, dove già fanno spicco le grandi qualità tecniche di scrittore e ben si delineano le tendenze all'analisi metodica e accurata dei vizi e delle passioni umane e al psicologismo sottile e analitico che nelle distinzioni sfumate e attente risente della tecnica dei moralisti francesi del 6-700, unitamente all'influsso degli scrittori russi e di quelli esistenzialisti e freudiani. Raggiunge i migliori risultati e il maggior successo con Lettere di una novizia, pubblicato nel 1941 e ridotto in film dalla Tuada nel 1960.
è stato pubblicato nel 1943, ma composto già nel 1939, Gazzetta Nera, che narra in 5 novelle la storia di un delitto compiuto o meditato con una drammaticità che riflette una società separata dal mondo e piuttosto intenta a vedere in profondità nelle cose e negli uomini, con un'analisi lucida e spietata, la cui problematica psicologica è particolarmente rivolta alla casistica morale, coerente con il pessimismo di un cattolicesimo che non redime, semmai scopre esclusivamente la debolezza dell'uomo. Eppure in questa angoscia dell'incomunicabilità sta il fascino piuttosto malioso dell'arte di Piovene, che è però strettamente legato alla tradizione aulica della cultura italiana. Di qui l'affermazione decisiva del libro Pietà contro pietà del 1946, dove il male si identifica con la realtà. Assente ogni sorta di letizia, la problematicità si presenta sempre più sinuosa e contorta. La confessione della protagonista affonda nelle sventure della guerra e si proclama la condanna della pietà, di cui tuttavia si riconosce il malefico e inevitabile influsso. Novembre 1992. Muore a Roma Giulio Carlo Argan, critico d'arte e politico. Nel 1976 è il primo sindaco non democristiano di Roma. In una città che vive sotto assedio fra terrorismo e malavita, Argan inventa, insieme al giovane assessore Renato Nicolini, l'estate romana. Il 25 agosto 1977 il grande schermo collocato nella Basilica di Massenzio si accende con la proiezione di Senso di Luchino Visconti. La dichiara annanza a tutto quanto. Caduta, 12 novembre 2006. Muore Mario Merola, attore e cantante, re della sceneggiata napoletana. Io figlio mio, ho solo vada. Quasi 20.000 persone partecipano ai suoi funerali nella Basilica di Santa Maria del Carmine Maggiore a Napoli. Il manifesto funebre affisso per le strade della città recita: è mancato l'artista del popolo, il grande Mario Merola. Siamo in un teatrino popolare della vecchia Napoli per presentarvi il protagonista di questo nostro incontro musicale, Mario Merola. Merola, che di fronte a queste platee ingenue e vocianti è di casa, va riproponendo da molti anni e con successo un personaggio fondamentale della tipologia della canzone napoletana. L'innamorato più o meno guappesco, passionale, violento, ma in fondo buono e generoso, anche se talvolta è costretto a lavare nel sangue o magari soltanto con uno sfregio permanente, l'onta dell'onore offeso o della fedeltà tradita. È insomma il primo attore che sulla scena della vita è incapace di recitare con la propria innamorata, ma quando lei si sposa con l'altro, con quello che gliel'ha strappata. Quando vi prego, continuate. La lieta cerimonia non si deve interrompere. Non ci pensate del qui presente.
scusate, ma voi chi siete? Io chi sarebbe? Fate conto che sono un invitato, col vestito elegante e con la gioia dentro al cuore per la felicità vostra e della sposa gentile. Non vedete? Ho portato pure l'omaggio floreale. Buonasera a tutta, nonna farmata festa, facito conto che sono invitata. Io sono innamorata e sto dritto non mi parla. Signora, fammi da sti raso sopra te. Perché non complimenta gli accetta e non porto si scombina, son cresciuta la cantina cos'è una mezz'ora fa e mi incontro con un'amica che mi dice se è sposata e mi dico forse ho vinto che m'ha fatto sta masciata. Signora mamma, sti raso sempre a te, so troppo bella e non fanno infamità. Sono cresciuta la cantina cos'è una mezz'ora fa e mi incontro con un'amica che mi dice se è sposata e io morico forse ho vino che mi ha fatto sta masciata. Signora,